Se è un sogno, non svegliatemi, amici miei. La vittoria più voluta, più faticosa, più cercata è arrivata. Oltre all'immensa gioia nel farlo in Romagna, accerchiato da un mare di persone che mi vogliono bene, da voi che mi seguite, oggi posso finalmente sorridere perché abbiamo dato un importantissimo strappo alla classifica e in gara 2, se riuscisse a risalire fino al podio, possiamo dire che il titolo è quasi in tasca. Ma oggi è ancora tutto da scrivere, perché come sempre con l'inversione di griglia partirò in ottava posizione, mentre Roccadelli, che ieri si è dimostrato devastante sul passo gara, partirà addirittura in prima fila. Riuscirà anche questa volta ad occupare uno dei gradini del podio? Non ci resta che scoprirlo. Ieri, ma è un po' di tempo che sto soffrendo con lo sfregamento del sedile. Al Mugello è stato veramente un macello e qui ci siamo preso qualche precauzione. Siamo domenica mattina, fa un caldo abbastanza importante, non intanto in termini di temperatura ma quanto di umidità. È veramente tanto umido perché oggi sembra che dalle 14 pomeriggio ha messo la pioggia. Speriamo noi, insomma, di salvarci. Oggi partiamo in quarta fila, ovviamente non è la gara di ieri, oggi sarà tutta in salita. Dobbiamo cercare sì di recuperare, di guadagnare qualche posizione sperando nel podio, però nella mia posizione, ora con 59 punti di vantaggio sul secondo in classifica, devo comunque cercare di gestire, portare punti al traguardo, perché ogni gara comunque manca sempre meno e vediamo un po'. Sicuramente il primo giro cercherò di stare cauto e poi andremo all'attacco nella seconda metà di gara. Ci siamo, amici, pronti per gara 2. Si parte anche questa volta dalla quarta fila, come sempre, con l'inversione di griglia di gara 1. Un'altra variabile questo weekend, mai successa fino ad ora, è la possibilità di pioggia. Nuvole e vento forte si stanno abbattendo sul circuito in questo momento. Le previsioni danno pioggia tra circa un'ora, ma non si sa mai, perché no, potrebbe essere la prima gara flag to flag della stagione. Però appunto, stando alle previsioni meteo, la pioggia potrebbe arrivare in qualunque dei prossimi 30 minuti di gara. Mi aspetto un Roccadelli subito molto veloce, avere la meglio di Fantilli già al via. Allora, pensiamo bene, oggi si parte dal lato muretto. Se ricordo bene, ieri Silvestrini dalla terza fila ha fatto una partenza a bomba, me lo sono trovato di fianco praticamente in curva 1, quindi tutti sicuramente si butteranno all'interno per difendere, io proverò l'esterno. Scattate in questo momento molto buona! Peccato! Sono stato Oh, porca miseria! Che carambola! Che botta! Porca vacca! Roccadelli ha chiuso Fantilli sulla sua sinistra, anche troppo a dire il vero, perché bisognerebbe seguire le caselle, ognuno della sua fila. E c'è stato un contatto, una carambola che poi ha preso anche Silvestrini in pieno. Io sono stato molto cauto, sono riuscito a uscirne indenne. Ho perso un pochino di tempo, ma almeno ho la macchina intatta. Però Roccadelli davanti a me, che con la sua Cupra non capisco se fuma o se sta perdendo acqua.
Ok, è acqua, e si gira, testa coda per lui. Oh, oh, oddio, lo sterzo inchiodato, ma che cavolo, boh, avrò bloccato, che strano. Vabbè, non perdiamoci d'animo, P8, proviamo a rimontare. Cupra, no, forse riesce a ripartire, vediamo. Credo cosa che... succede, parte bene, male, ah, è andato a chiudere Roccatelli su Fantilli. Troppo presto. Troppo presto, non si è accorto che Fantilli era ancora vicino ed è successo un pochettino un patatrac. Attenzione Antonello. Che c'è Antonello che ha rischiato fin troppo. Che bravo, è riuscito a rimettere un sorpasso originale. Sì, sì, lì, amato. Ok, ho ripreso un ritmo discreto, niente di eccezionale. Faccio fatica un po' a saltare sui cordoli oggi. Comunque, ho ripreso e passato la Cupra di Berton e ora ho un'altra Cupra del Pro Race davanti a me e quella di Foglia. Prendiamo la scena in rettilineo e cerchiamo di sorpassarlo. Così, scia alla distanza giusta, lui non ha chiuso la traiettoria, è stato molto corretto. Ebbene così, un'altra posizione guadagnata, testa bassa e recuperiamo. Bene, comincio a vedere il gruppo del podio lì davanti. Non ho un passo eccezionale, non sono un fulmine, ma sto tenendo un passo bene o male costante. Oh, oddio, no! No, ma che cazzo, ancora lo sterzo! Oddio, ma che strano, perché sta cosa? Vuoi vedere che ieri in gara 1, quando sono finito lungo l'ultimo giro, cominciavo ad accusare questo problema? Ancora la tosa? No, dai! No, ancora! Mamma mia, voi non avete idea! Non avete idea di quanto lo sterzo diventa duro! Si blocca completamente. Ora, io non sono maciste, ho delle braccia esili, ma veramente lo sterzo non si sposta di un millimetro. E questo è un problema grosso, non solo per il fatto della prestazione, ma perché non sai quanto ti si blocca, non sai a che intensità ti si blocca. E soprattutto, se ti capita nel punto sbagliato, a me fortunatamente mi sta succedendo nelle curve lente, ma se mi capitasse in fondo al rettilineo o in altri punti, sarebbe un vero disastro. Ok, davanti mi ha lasciato la porta aperta, grazie Emilio, ho capito che stiamo avendo due obiettivi diversi in questa gara. Ora davanti a me è un gruppo selvaggio di Cupra che sono in battaglia tra loro. Arrivare in top 5 sarebbe ancora possibile, ovviamente non è il risultato che voglio, ma visto il ritiro di Roccatelli oggi sarebbe una mano dal cielo questo risultato. Il problema è lo sterzo, che rende tutto imprevedibile, speriamo che tenga fino alla fine e noi intanto continuiamo a recuperare. Grazie Gabriele, grazie, bene così, non mi ha dato fastidio, ottimo. Due giri finora, lo sterzo ha ricominciato a funzionare, non fa difetto, e non so cosa dire, le robe elettriche sono queste. Ho ancora davanti a me un pochino di secondi da recuperare, ma sto andando forte ora, sto volando. Maledetto, mi sta rendendo la vita difficilissima, seppure stiamo facendo due gare separate. Io sto lottando per il titolo e lui per il podio della Master.
ancora qua la rivasta è andato lungo. Rientra! Che rischio, che rischio. Non ho voluto tirare la staccata, perché saremmo esplosi e non me lo posso permettere. Ma porca miseria, quanto tempo stiamo perdendo. Ci riprovo di nuovo qua la Tosa. Stavolta faccio tutta la via esterna. Siamo ruota a ruota verso la Piratella. Buono così, buono così. Un'altra posizione guadagnata. Berton e Fantilli, che è leggermente più staccato, che è stato raggiunto proprio da Luca Franca. Altro giro e sono nella coda di Berton, nuovamente, dopo qualche giro. Non credo voglia avermi la vita difficile, ora prenderò tutta la scia nel rettilineo e lo passerò in fondo per la curva del tamburello. Guardate quanto non riesco a recuperargli un metro, madonna quanto viaggia la sua cupra. Ok, tiro la staccata, lui non chiude la porta e passo. Bene così, sesta posizione di nuovo, ora vado alla caccia lì davanti del mio compagno Palanti ed Antonello, che si stanno giocando la leadership della Master, ma sarebbe una possibile e insperata quarta posizione. Mamma mia Paolo, mi sta rendendo la vita difficilissima. Non capisco perché continuo a chiudermi in modo così aggressivo. Ora ci provo la Tosa, faccio la finta e mi butto dentro, e mi butto dentro. P5 guadagnata. Ora, finalmente, sono nella coda della Cupra giallona di RC Motorsport, con Antonello che mi fa sfilare. Grazie Fabio, veramente un gesto da signore. Lui si sta giocando il primo posto nella Master, ha visto che arrivavo più veloce e non ho voluto forzare la battaglia. Bene così, grazie ancora. P4, so che il podio è distante, ma questi sarebbero tanti punti. Cerchiamo di tenere questa posizione fino alla fine. Mancano pochi giri al termine, ma guardate le vibrazioni della macchina. Sembra che si sta smontando tutto. Porca miseria, ci mancava anche questa. Sicuramente dovuto a un bloccaggio, a un flat spot che ho avuto e ha danneggiato un pneumatico, e a 230 all'ora è imbarazzante la situazione. Devo cercare di resistere, ma sta peggiorando in modo inesorabile la situazione. No, no ragazzi, no, no. Questa è una foratura. Questa è una foratura. Posteriore destra completamente andata, esplosa. Sto girando sul cerchio, devo fare questi metri che mi separano dall'ultima curva e cercare di andare in box per cambiare la gomma. Mancano due tornate al termine, la gara è andata, sono decimo, undicesimo, dodicesimo, non lo so. Ma ancora lo sterzo indurito, ma basta, che palle, che calvario. Tra l'altro in quest'ultimo giro la macchina sta andando a tre cilindri, sentite, sembra un rumore di un trattore. Niente, tutto quello che poteva succedere è successo in questa gara 2, la sfiga oggi ci ha visto benissimo. Niente, trasciniamo la macchina al traguardo, P11, peccato, peccato perché erano punti importanti. Mamma mia amici miei, che disfatta questa gara 2. Tutto quello che poteva succedere è successo. Rotture, guasti, problemi e chi più ne ha più ne metta. Non sono contento in primis perché ho buttato via la possibilità concreta di allungare in classifica. E
secondo perché Alcide e Verdi, facendo primo e secondo oggi, si sono notevolmente avvicinati in classifica e sono a 30 punti di distacco dalla vetta. Sono deluso, ragazzi, affranto, ma purtroppo queste sono le gare. Il motorsport è anche questo. Ti fa gioire in tanti momenti e ti fa piangere in tanti altri. Chiuso una porta, si apre un portone, dicono. E allora sai che c'è? C'è già che tra 14 giorni avremo modo di rifarci a Vallelunga per la quinta prova del campionato. Non so se è una pista dove possiamo andare forte, ma quello che so è che devo cominciare a marcare sia Alcidi che Verdi. In più, nel weekend romano, tornerà anche Scionti a far pagare lì davanti. Ci aspetta un weekend caldo, caldissimo, e di carne al fuoco, come sempre, ce ne sarà veramente tanta.